Buongiorno, buongiorno a tutti dal vostro Hopeless. Oggi rispondo a una domanda che mi è stata fatta sotto uno degli ultimi video. La domanda pressappoco era questa: ma in caso di intemperie, soprattutto di pioggia, cosa fai? Come risolvi la questione tu che vivi in strada? Ecco, infatti c'è una cosa che c'è da dire. Vedo che a volte viene fatte le domande, anzi delle affermazioni, che dicono: ah, vorrei vivere come te, vorrei dormire in strada anch'io. Guardate che non è una cosa semplice. Io ho fatto un paio di video, andate a cercarli sotto sulla lista di video. Non è così semplice, perché ad esempio uno dei maggiori problemi che va risolto appena uno scende in strada non è tanto il freddo, paradossalmente. Spesso si dice: come fai in inverno con tutto quel freddo, se c'è la neve, se tira un vento forte, se la temperatura si abbassa di tanto, di troppo, come fai? In realtà, con un buon sacco a pelo, che lo vendono davvero a poco, ci sono dei posti che lo vendono a poco, nelle grandi città come Milano, che sono a Milano al momento, te lo danno anche gratis il sacco a pelo, ecco. Ma il problema maggiore è la pioggia, perché vedete, presumendo che voi non abbiate particolari problemi di schiena, come purtroppo sto avendo io da una quindicina di giorni, ma non vi preoccupate, passerà anche questa. La vera questione da risolvere è se piove, perché chiaramente se avete un sacco a pelo dignitoso, decente, potete andare, si può dire, a dormire ovunque, non il solito parco o nel centro perché magari passano a darti il cibo, lasciamo perdere un attimo il discorso perché ci sono le mense, ma potete andare veramente in ogni quartiere a dormire, perché se non piove chiaramente siete facilitate a farlo, magari trovate un posto silenzioso, tranquillo, che non vi dia particolari problemini durante il sonno. Chiaramente se piove qui la questione un po' si complica, perché dovete trovare un posto a coperto, come ad esempio potrebbe essere questo. Qua ci sono le logge, quindi il problema non sussiste, poi soprattutto se uno va a letto di sera un po' tardino, non c'è un'anima in giro, quindi è anche tranquilla la dormita. Però la pioggia è uno dei, tra virgolette, come fanno quei segnettini così con le dita, uno dei nemici principali del senza tetto, veramente uno dei nemici principali, perché se piove, io mi sono trovato un paio di volte a non dormire in anni di vita di strada per la pioggia. Fortunatamente c'era un magazzino dove vivevo prima, andavo lì, loro erano aperti H24, io stavo lì, avevo soldi, qualche caffè, me lo facevo offrire, una sigaretta se l'avevo bene, se no mi facevo offrire anche quello, ok. Però stavo lì, passavo delle ore lì, magari anche a guardarli mentre lavoravano. Io ho avuto questa fortuna che non mi hanno mai cacciato, almeno per ora non mi hanno mai cacciato. Quindi sì, la pioggia è un piccolo problemino, e io suggerisco, il suggerimento fondamentale, basilare, che è proprio appena tocchi il marciapiede dopo essere uscito dal portone di casa, in quel pessimo giorno che spero non capiti mai, in cui dovete andare a vivere on the street, trovarsi subito, comunque mentre cammini, trovare subito un posto per i casi d'emergenza e caso pioggia. Lo puoi trovare, stai tranquillo, lo puoi trovare, si trova ovunque tu sia, c'è sempre, in qualunque quartiere c'è un posticino. Chiaramente ci sono dei posti che puoi andare a dormire un po' prima, io ad esempio sono dalle 7, 7 e mezzo, sono già lì che cerco di prendere sonno, ma quelli forse sono un po' un problemino piccolino, perché soprattutto in estate la gente gira, quindi potresti dare un po' noiettina, diciamo un po' di noia. Però sicuramente se sei un tipo che comunque gironzola qua e là, io credo che se vai a letto tipo alle 10 e mezzo 11, che sia estate o inverno, magari va bene anche alle 9 di sera, comunque tu puoi trovare tranquillamente uno o due posti sicuri 100% antipioggia, li puoi trovare tranquillamente. Quindi nell'augurarti di stare sempre in casa con la famiglia, gli amici, gli innamorati, conoscenti anche se li vuoi in casa, ti auguro di non scendere mai in strada, però per quell'evenienza capellino bruttina, nulla, aguzza la vista e vedrai che li trovi, state tranquillo che li trovi. Bene, anche con questo video è fatto, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, pollice alzato, Facebook, blog, tutto quello che volete voi, ok? Grazie di avermi seguito, spero che continuate a farlo, grazie di volermi bene, leggo nei commenti che c'è tante persone che vogliono bene, voglio bene anch'io in maniera virtuale, nel senso che non vi sto, vi conosco, anche se qualcuno
ho conosciuto, sono state persone in gamba, veramente in gamba nel senso positivo del termine. E niente, sono molto contento di questo. Grazie ancora.